Ciao, sono al Museo dell'Apicoltura di Novi Ligure perché oggi è la giornata mondiale delle api e vorrei chiedere il vostro piccolo aiuto per le nostre amiche produttrici di miele. Le api sono animaletti che sovente pensiamo siano pericolosi e che invece ci aiutano a sopravvivere perché dal loro lavoro di impollinazione dipende la quasi totalità della produzione agricola coltivata e spontanea. Inoltre, come altri impollinatori tipo farfalle, pipistrelli e colibrì, consentono a molte piante, frutta e verdura di riprodursi. Ma non solo, le api creano prodotti molto utili alla nostra alimentazione, dal miele al polline, dalla propoli alla pappa reale. Purtroppo, negli ultimi 5 anni, la popolazione delle api è diminuita di un terzo a causa di pesticidi letali, inquinamento, malattie e parassiti. Se le api dovessero scomparire dalla faccia della terra, agli esseri umani resterebbero solo 4 anni di vita. Allora, come possiamo aiutare le api a vivere meglio? Per prima cosa insegniamo ai nostri bambini a distinguere un'ape da una vespa. L'ape è più tozza e pelosa. La vespa è liscia, striata, nera e gialla. Ma soprattutto le vespe bazzicano sulle tavole imbandite sopra qualunque roba, frutta, carne, bibite gasate, perché sono onnivori, mentre le api vanno solo sulle sostanze liquide, semiliquide e zuccherine, perché sono solo in grado di suggere. Non uccidiamo le api, basta tenerle lontane. Le api sono animali innocui, a differenza delle vespe non sono aggressive. Possono pungere solo se percepiscono un reale pericolo, soprattutto nei confronti della propria famiglia. Quando le api iniziano a sciamare, sono docili perché hanno riempito le loro sacche melarie di cibo e pertanto, non potendo piegare l'addome, è per loro impossibile pungere. Solo vicino ai nidi manifestano comportamenti più aggressivi perché difendono l'ape regina. Seminiamo i fiori amici delle piante. Sui balconi, negli orti e nei giardini possiamo seminare fiori e piante aromatiche amiche tipo rosmarino, tipo malva, calendula, lavanda, aneto e li possiamo utilizzare sia come ornamento ma anche in cucina. Quindi questi fiori e piante permettono alle api di trovare rifugio e polline per nutrirsi. Nutriamo le api se troviamo in difficoltà. Sì, perché in alcuni anni, in periodi dell'anno, le api possono sembrare moribonde o morte, tuttavia non lo sono. Dovete sapere che le api possono stancarsi o semplicemente non hanno abbastanza energia per tornare all'alveare, per cui spesso vengono scambiate per morte e gettate via. Invece, se trovi un'ape stanca in casa, una semplice soluzione di zucchero e acqua messo in un cucchiaino la può aiutare a rianimarsi. Quindi, diventiamo amici delle api, perché senza di loro la nostra alimentazione, nonché la nostra vita stessa, può essere seriamente compromessa. Grazie mille per il vostro aiuto e ci vediamo al prossimo video!